Ciao amici, da James Sully Sullivan di Monsters & Co. a Luisa Madrigal del film Encanto. Ecco i personaggi più forti dei film di Disney e Pixar. James Sullivan, o Sully, è un personaggio del film Monsters & Co., famoso per la sua forza e la sua capacità nello spaventare i bambini. Nel film vuole sempre recuperare le urla dei bambini necessarie per la creazione di energia per la sua città, Mostropoli. Però Sully si trasformerà, suo malgrado, in un personaggio amichevole grazie alla sua nuova amicizia con una bambina, Boo, la quale lo soprannomina Gatto. Sully tenta allora di vigilare su Boo, che non ha paura di lui e che sembra persino apprezzare questo mostro gentile. Sully riesce persino a travestirla da bebè mostro e a farlo introdurre, con l'aiuto del suo amico Mike, in Monsters & Co., l'azienda di gestione di urla dei bambini. Ma ciò gli creerà un grande problema con il suo capo, perché Boo viene smascherata quando inizia a piangere nel sentire i grugniti del suo amico mostruoso. Quindi Sully finisce per essere esiliato in Himalaya con Mike. Per fortuna, grazie a Yeti, torna con il suo amico a Mostropoli in tempo per salvare Boo e per denunciare il suo capo. Tra l'altro prende persino il suo posto a capo di Monsters & Co. alla fine del film, ed ecco come il mostruoso Sully è diventato il personaggio più gentile del film e uno dei personaggi più popolari del mondo Disney Pixar. Corey, la manticora nel film d'animazione Onward, Oltre la magia, uscito nel 2020, è un personaggio dotato di una forza e di una potenza impareggiabili, che la spingevano in passato a voler sempre partire per l'avventura. Ma da un po' Corey, la quale ha dimenticato chi fosse, ha anche dimenticato la sua vera passione e si è orientata verso una nuova professione, la ristorazione. Si occupa del suo ristorante e riesce persino ad avere una clientela, ma questo finisce velocemente per annoiarla e le causa purtroppo qualche problema. Per fortuna, questo stato d'animo non dura molto a lungo, perché improvvisamente si viene a chiederle il suo aiuto per una missione di salvataggio. Corey ritrova allora la sua vera identità d'avventuriera, così come la sua forza, che si diverte a utilizzare per portare a termine la missione, e si può dire che dopo questa avventura diventa una vera eroina. Non solo porta a termine la sua missione, ma ritrova anche fiducia in sé e il suo zelo dei primi giorni. Pepita è un alebrije, vale a dire una scultura in legno colorata che fa parte dell'arte popolare messicana, che prende vita nei film d'animazione Coco, uscito nel 2017. Fedele e molto leale, Pepita ha un solo desiderio. Tutto ciò che vuole è essere utile a mamma Imelda, la trisavola di Miguel e la madre di Coco. Ma un giorno Pepita ha una missione molto grande e molto importante: andare alla ricerca di Miguel, il quale si è ritrovato nella terra dell'aldilà dopo aver suonato con la chitarra di Ernesto de la Cruz, un musicista deceduto a cui sogna di somigliare. Dopo aver condotto la sua indagine, Pepita riesce a ritrovare il bambino e riesce persino a salvarlo all'ultimo minuto, nel momento in cui Ernesto de la Cruz, il personaggio antagonista del film, lo lancia nel vuoto. Infine, lancia con forza il cattivo Ernesto in un campanile e quest'ultimo viene allora schiacciato da una campana. È proprio forte Pepita, eccetto che il suo aspetto imponente e la sua forza temibile l'hanno resa un personaggio quasi spaventoso per i bambini che hanno guardato il film Coco. Non a lungo, fortunatamente, perché questa alebri non è così cattivo in fin dei conti, ritrova un aspetto piuttosto rassicurante quando si trasforma in gatto nel mondo dei vivi. Tuttavia, il personaggio di Pepita è diventato uno dei personaggi più amati al giorno d'oggi. In Mulan, il film Disney uscito nel 98, Shan Yu, il capo degli Unni, è un personaggio tanto forte quanto temibile. Infatti questo personaggio antagonista, che ha invaso il paese, ha ucciso delle persone e spaventato molte altre. Ha un sogno solo, quello di prendere il controllo della Cina. Ma per tenere testa all'imperatore, il padre di Mulan, deve innanzitutto far crollare la grande muraglia, che considera come un grande ostacolo. Allora decide di passare all'offensiva contro l'imperatore, che riesce a fermare prima di affrontare Mulan. Ma questo affronto non durerà molto a lungo e gli costerà la vita quando la ragazza coraggiosa lo manda direttamente verso una morte sicura. Shan Yu non ha altra scelta che accettare il suo triste destino e finisce in cenere in un gigantesco fuoco d'artificio, senza che nessuno abbia pietà di lui. Tra l'altro, Shan Yu rimarrà sempre uno dei personaggi più cattivi e odiati della Disney. Bruto è il nome del grande e temibile squalo bianco che appare nel film Alla ricerca di Nemo, uscito nel 2003, ma a differenza degli altri squali famosi per la loro ferocia, Bruto vuole diventare amico con gli altri pesci, specialmente con Marlin, il padre di Nemo, e Dory. Ma per lui risulta un po' difficile iniziare questa nuova amicizia e soprattutto seguire questa nuova dieta in cui non può più mangiare pesci. Nonostante tutto, Bruto organizza una piccola festa con i suoi amici squali e riesce persino ad attirare Merlin e Dory, ma questa festa finirà per fargli perdere la fiducia
fiducia dei suoi futuri nuovi amici, perché un incidente sveglierà presto i suoi riflessi da predatore e lo spingeranno a voler inghiottire Marlin e Dory. Sicuramente non è molto piacevole per lui, ma almeno questo squalo ha ritrovato il suo primo istinto e soprattutto si è liberato dalla sua immagine da squalo anomalo che non vuole più nutrirsi di pesci, anche se questo lo ha reso per sempre un personaggio inaffidabile. La bestia è un personaggio molto potente e spaventoso che vive da solo in un castello fatiscente con i suoi servitori trasformati in vari oggetti. Questo personaggio, che ha subito un brutto destino, desidera rimanere nel suo castello per sempre e non avere nessuna compagnia. Ma l'arrivo di un uomo anziano, poi di sua figlia Belle, che tenta di soccorrerlo, cambia brutalmente la vita della bestia e spezzano la sua presunta serenità, cosa che lo rende ancora più spaventoso. Fa persino tremare di paura la povera Belle, che fugge dal castello, ma che si imbatte in un branco di lupi prima che la bestia la salvi al costo di molte ferite. Eppure, aiutato da Belle, che decide di rimanere nel castello con lui per curarlo, alla bestia inizia pian piano a piacere la sua nuova esistenza e finisce persino per innamorarsi di lei. Ma questo amore è mal visto da Gaston, il pretendente di Belle, il quale attacca la bestia e lo ferisce mortalmente. Ma se hai avuto la fortuna di guardare La Belle e la Bestia, sai quindi che nulla era perduto e che anzi questo attacco ha consentito alla bestia di ritrovare l'aspetto normale che aveva una volta e di ridiventare allora il bel principe che era. Grazie a questa storia meravigliosa, la bestia è diventato uno dei personaggi più popolari e più amati nel mondo della Disney. In Lilo e Stitch, il 42esimo classico di animazione della Disney, uscito nel 2002, Stitch è un personaggio apparso in seguito a una serie di esperimenti genetici illegali che sono stati condotti da uno scienziato pazzo e malefico. Cattivo personaggio dotato di una forza distruttiva, questo piccolo extraterrestre desidera condurre la missione per la quale è programmato, vale a dire provocare il caos nella galassia, ma alla fine viene giudicato mostruoso e condannato all'esilio su un asteroide deserto. Niente da fare, Stitch si lascia quindi travolgere docilmente verso l'asteroide. Tuttavia riesce a fuggire dalla navicella nella quale è imprigionato, non senza fare una bella caduta che lo conduce verso la Terra. Ma questa caduta sarà solo benefica per Stitch, che farà l'incontro di Lilo, una piccola orfana di 6 anni che vive alle Hawaii, la quale lo adotta come un cane e che gli insegna a diventare molto più gentile. Ecco un incidente felice che lo ha trasformato in un gentile personaggio amato da tutti i fan di questo film. In Aladdin, il personaggio più mostruoso e più forte di Agrabah è il grande visir Jafar. Quest'ultimo, il quale è anche il consigliere del sultano, desidera prendere il posto di quest'ultimo. Per questo il cattivo Jafar utilizza tutti i suoi mezzi magici, come il suo bastone a forma di cobra, che utilizza per ipnotizzare il sultano. Tenta anche di sposare Jasmine, la figlia del sultano, e fa di tutto per allontanare Aladdin. Alla fine riesce a liberarsi di quest'ultimo e persino ad ottenere la lampada magica e a esprimere 3 desideri. Ma quando formula il desiderio di diventare un genio, finisce per imprigionarsi lui stesso nella lampada. Che destino! Ma qui almeno non rischia di farsi arrestare dal popolo e può trascorrere il resto della sua vita rinchiuso serenamente nella sua lampada. Tuttavia non cancellerà la sua immagine da personaggio mostruoso e potente, perché Jafar sarà sempre odiato da tutti i fan dei film Disney. Ora ecco Ercole, un personaggio ispirato dalla mitologia greco-romana. Nel film Hercules della Disney, uscito nel 97, Ercole è un personaggio gentile, innocente, un po' maldestro ma affettuoso, il quale desidera l'affetto di tutti. Ma Ercole non è una persona come le altre perché è dotato di una forza sovrumana. Tra l'altro, grazie alla sua forza e alla sua muscolatura sorprendente, Ercole è in grado di respingere dei serpenti, di trainare un carro ad alta velocità e di distruggere persino un intero mercato, speronando molto semplicemente una colonna per sbaglio, ma questo gli causa talvolta qualche problema e gli vale spesso che gli venga dato del mostro dagli altri. Però col passare degli anni Ercole si libera di questo soprannome e guadagna poco a poco l'ammirazione di tutti, perché diventa un simbolo di grande generosità, di umiltà e di eroismo. Tra l'altro, grazie a tutte queste qualità, questo personaggio meraviglioso è diventato uno tra i più ammirati della Disney. E finiamo con un personaggio che merita ampiamente il suo posto in questa lista. Si tratta della grande, robusta e meravigliosa Luisa Madrigal. Dotata di una forza sovrumana, basta solo vederla per giudicare, è una ragazza che sogna probabilmente di diventare cantante e ballerina, perché sì, possiede un vero talento a questo livello. Tuttavia non ha affatto il tempo di dedicarcisi pienamente, perché deve esserci sempre quando si ha bisogno di lei. Tra l'altro, quella che viene soprannominata la roccia della famiglia, risponde sempre alle aspettative della sua famiglia e impiega la
sua forza ineguagliabile che le consente di compiere dei compiti impossibili da realizzare per gli altri, come portare facilmente delle case e delle cose estremamente pesanti. Però tutte queste attese le causano talvolta una certa pressione che si affretta tuttavia a dimenticare quando si guarda in uno specchio e si diverte a contemplare il suo fisico. Allora può solo sorridere alla sua immagine. E sì, Luisa Madrigal non può fare a meno di sentirsi orgogliosa dei suoi bicipiti. Tra l'altro è grazie a questa forza che la sorella maggiore di Maribel è diventata un personaggio emblematico, sia nella sua famiglia che per tutti i telespettatori. Ecco i 10 personaggi più forti di Disney Pixar. Tra questi personaggi, quali ti piacciono o detesti di più? Conosci altri personaggi forti che non appaiono in questa lista? Diccelo nei commenti. Ecco 2 video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!